Ricordo, conosco, riduco, una passeggiata scientifica in piazza tra la gente per capire di più sul fenomeno del terremoto, coinvolgendo anche i bambini. La scienza diventa protagonista, in particolare la scienza della Terra. Un catalogo di iniziative ricche, diciamo, di eventi su tutto il territorio che in qualche modo ci fanno scoprire, ci faranno scoprire le meraviglie della scienza della Terra e in particolare poi nel nostro territorio quello che dovremo fare è sensibilizzare, creare un percorso di sensibilizzazione verso diciamo, una cosa molto importante per noi, che è la pericolosità sismica. Un lavoro di divulgazione e formazione scientifica della sezione Irpinia dell'INGV nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Dobbiamo ricordare quello che ci è già avvenuto, perché la perdita della memoria storica porta ad una diminuzione della conoscenza del fenomeno. Quello che io non conosco non posso affrontare, non posso ridurre in termini di rischio, in termini quindi di impatto sulla cittadinanza. Bisogna conoscere quindi il terremoto, il fenomeno del terremoto, perché soltanto la conoscenza di un fenomeno può aiutarmi ad arrivare a quello che è l'obiettivo di giornate di questo tipo. Soprattutto noi come INGV viviamo e gestiamo quotidianamente una realtà come quella dell'Irpinia, che ha bisogno di un'attività costante di prevenzione verso il rischio sismico. Aumentare la conoscenza del fenomeno del terremoto attraverso due strumenti chiave come la memoria storica e la conoscenza scientifica dei terremoti, fondamentali per raggiungere il fine ultimo di incrementare la percezione e la consapevolezza del rischio sismico e di conseguenza la capacità di applicare tutte quelle buone norme utili a ridurlo. Questo è soltanto uno degli eventi che in qualche modo, no, porta alla luce il nostro lavoro, ma come diceva prima il mio collega, noi lavoriamo costantemente su queste attività, facciamo percorsi, insomma, trasversali con le scuole, ospitiamo gli studenti tutto l'anno per dei percorsi di informazione. Quindi, insomma, questa è soltanto la punta, diciamo, dell'iceberg di un lavoro che in effetti viene fatto tutto l'anno.